Voltiamo pagina, perché c'è stata un'altra notizia che eh, tutti stanno seguendo in queste ore, la, Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, con un tweet ha lasciato il compagno dopo i fuori onda di Striscia la notizia. Perché una questione personale diventa una questione politica? Tu ne hai scritto anche stamattina sul fatto quotidiano, hai parlato di conflitto di interessi, hai parlato di altre cose, perché? Ah, perché c'è un aspetto privato che va rispettato, io rispetto molto... Il turbamento di Giorgia Meloni nel vedere sfasciarsi la sua famiglia da cui era nata una bambina. Ehm, rispetto molto la prima parte del post che ha fatto ieri per mettere alla porta eh, il suo compagno. La Cosa seconda che... parte evoca il solito complotto, Ma mentre in realtà è un autocomplotto. Però poi c'è una parte che non c'entra niente con, con il privato e che c'entra molto con l'eterno conflitto di interessi mai spento. Intanto lei ha sbagliato a trattare con disprezzo il nostro giornale, quei pochi che. Anzi, il nostro giornale che le ha fatto una domanda quando le abbiamo chiesto, ma non è il caso che Gianbruno si occupi di altro anziché condurre un talk politico in cui tutte le volte deve parlare di sua della sua fidanzata e se ne parla male è una crisi familiare, se ne parla bene è servilismo. E lei disse la libertà di stampa. No, la libertà di stampa è proprio quella che evita i conflitti di interesse. Adesso quel conflitto è scoppiato, è scoppiato perché si è capito che Gian Bruno aveva fatto carriera anche grazie al fatto che era il compagno della, di una leader importante che poi è diventata premier. E adesso cade in disgrazia anche perché non in è più il compagno della Presidente del Consiglio. E poi c'è il tema della proprietà di Forza Italia, che è uno dei tre soci eh, del governo. Di chi è Forza Italia? È sempre della famiglia Berlusconi, che continua a, cont a, con a controllare la cassa e quindi il partito.